legame tra i Veda e la fisica quantistica. Ricordo, salutiamo anche Roxy, di mettere un like, condividete il video con i vostri amici, fate donazione al canale e andiamo avanti. Allora, anzi, andiamo avanti, partiamo. Allora, che cosa sono i Veda? Perché è importante capire perché. La sapienza poi è una sola e quello che magari alcuni fisici quantistici stanno arrivando a capirlo oggi attraverso alcuni esperimenti, attraverso la matematica poi testimoniata da esperimenti, probabilmente erano stati compresi già da tempo dagli antichi indiani, ma probabilmente anche dagli antichi greci. Adesso io prendo, salutiamo anche Betty Cottage, prendo come riferimento i Veda, però potrebbero anche essere altri testi, diciamo testi ad esempio degli antichi greci. Salutiamo anche Rosy. Che cosa significa questo? Significa che se questa associazione, diciamo, fosse in qualche modo verificata o perlomeno fosse in qualche modo plausibile, avremo la possibilità di, diciamo, interpretando i testi sacri, di avere delle informazioni che in qualche modo potrebbero anche essere utilizzati dai fisici quantistici, ma anche dalle persone, perché anche dai filosofi presocratici, no? Qual è sempre stato l'obiettivo anche dei filosofi presocratici? È sempre stato quello di, ad esempio, voler scoprire l'origine di tutte le cose, perché noi esistiamo, ad esempio, che è un qualcosa di interessante, perché esistiamo e come esistiamo, no? Perché è interessante. E anche il concetto di vuoto è un concetto molto interessante, il concetto di nulla, perché come possiamo pensare al vuoto? Noi spesso pensiamo al vuoto come un'assenza di cose all'interno dello spazio, ma lo spazio è già energia. La fisica quantistica ci sta dicendo che lo spazio, la struttura dello spazio-tempo, la struttura dello spazio-tempo è già energia. Cioè, questo è un qualcosa di interessante, no? Lo spazio-tempo ha già una sua struttura, ha già una sua vitalità. Quindi non è un qualcosa, non è uno spazio vuoto, questo è interessante, no? Per cui in pratica il vuoto assoluto noi non siamo in grado di produrlo. Certo, possiamo produrre il vuoto all'interno dello spazio-tempo, ma ad esempio fin tanto che esiste lo spazio-tempo non esisterà assolutamente, non esisterà assolutamente. Non esisterà assolutamente non esisterà assolutamente questa possibilità. Questo è un concetto interessante, un concetto molto importante che possiamo prendere in considerazione. Ora, che cosa dicono quindi i Veda? Che cosa dicono quindi i Veda e come si manifestano i Veda. Quindi i Veda sono le più antiche scritture dell'induismo e risalgono veramente a migliaia di anni fa. Si dice che i primi Veda sono veramente molto molto antichi, forse 2000, addirittura si parla di 3000 anni, di 3000 anni prima di Cristo, 3000 anni precedente l'anno Domine. E ci sono quattro Veda principali e poi ci sono i Vedanta, diciamo, che sono quelli che vengono chiamati Upanishad. Il testo vedico più antico è il cosiddetto Rig Veda, è il più antico dei Veda e consiste principalmente in inni, diciamo, dedicati a varie divinità come Agni, che è il dio del fuoco, Indra, il re degli dei, e Varuna, il dio del cielo e delle acque. Quindi questo primo Vega è diciamo, è semplicemente sono degli inni, però poi andremo a vedere che hanno anche dei significati particolari. Poi il Samaveda è il secondo, un'altra raccolta di inni,
tratti principalmente dal Rig Veda, ma organizzati per la recitazione durante i rituali, spesso anche i rituali sacrificali. Poi abbiamo lo Yajurveda, che contiene dettagliate istruzioni, diciamo, per i rituali fondamentalmente, e la Atharva Veda, che consiste proprio in incantesimi, rituali magici e l'utilizzo di inni e mantra, no? Questo testo è molto interessante perché affronta argomenti come ad esempio la malattia, la morte, la guerra. Ogni Veda poi viene diviso in due parti, quella dei mantra, che sono, diciamo, formule di potenza fondamentalmente, e il Brahma, che contiene invece delle spiegazioni fondamentalmente, una sorta di commentario. I Veda danno molti messaggi e insegnamenti, sia per quanto riguarda i rituali, che poi vedremo, sono anche interessanti, ma anche sull'ordine cosmico, cioè i Veda danno, diciamo, delle informazioni proprio sull'ordine cosmo, ricordiamoci che significa ordine, quindi sul cosmo, sull'universo, su come siamo costituiti. Salutiamo anche Patrizia Perotti e salutiamo anche Laura. Quindi danno delle informazioni vere e proprie, diciamo, sulla cosmologia fondamentalmente. I Veda, tra l'altro, descrivono anche varie divinità, ma queste divinità, che apparentemente sembrano politeiste, in realtà poi fanno capo a una divinità principale, il Brahman, che contiene il tutto, e questo già vedremo poi quali sono le affinità con la quantistica. Ma poi, soprattutto nei Vedanta, diciamo, ci sono delle sadhane, delle meditazioni che possono servire, diciamo, al praticante per avere delle intuizioni ad esempio sulla vita, sulla morte, sul significato della vita. Inoltre i Veda descrivono il Dharma, che è un tema centrale e rappresenta un po' il dovere morale. Le Upanishad, sono la parte finale dei Veda, sono più recenti, scritte anche, diciamo, alcuni secoli dopo Cristo, ed esplorano argomenti però molto connessi alla fisica quantistica, cioè esplorano degli argomenti come la natura dell'Atman, cioè dell'anima, esplorano la natura del Brahman, che sarebbe la realtà ultima o assoluta, la relazione tra l'Atman, tra l'anima individuale e l'anima cosmica, e anche il cammino verso la liberazione, diciamo che nei Veda viene chiamata Moksha, la liberazione da questo ciclo, diciamo. Ricordiamoci che i Veda descrivono anche delle intere ere cosmiche. Noi ci troveremmo da circa 5.000 anni in quello che viene chiamato Kali Yuga, che sarebbe l'età, diciamo, un'età degradata fondamentalmente. Le Upanishad sono tante, la tradizione indiana ne riconosce 108 come principali, tra queste ve ne sono alcune che sono, diciamo, fondamentali, hanno avuto un'influenza significativa su molte scuole del pensiero indiano, ma anche su altre scuole, diciamo, anche sulla fisica quantistica, che adesso andremo a vedere qual è il legame, e anche con altre scuole, come ad esempio il buddismo, il jainismo. E poi abbiamo un altro testo che non è propriamente un Veda, ma dà delle indicazioni interessanti, che è la Bhagavad Gita, che invece fa parte del poema epico Mahabharata, che non è strettamente annoverato tra i Veda,
ma comunque è un testo che diciamo che narra di una guerra, anche qua va interpretata poi in modo simbolico, una guerra dove c'è un dialogo tra il principe guerriero Arjuna e Krishna, che è un avatar, una reincarnazione addirittura del dio Vishnu, che sarebbe un'emanazione del Brahman. E durante questo dialogo Krishna dà Arjuna diverse istruzioni sulla vita, sul dovere, sulla morale, sulla spiritualità, e questo è un concetto molto importante, un concetto molto interessante, perché noi attraverso queste situazioni riusciamo a cogliere, riusciamo a cogliere diverse cose, no? Riusciamo a ottenere diverse situazioni. E quindi questo è un punto molto importante. La Bhagavad Gita ha avuto un'influenza enorme su molte scuole di pensiero, diciamo, sia interne che esterne all'induismo, e continua a essere, diciamo, un testo di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo. Ora, questo è per quanto riguarda per quanto riguarda i testi vedici. Adesso volevo dare qualche informazione, anche se probabilmente le persone le conoscono, sulla fisica quantistica, sui principi base della fisica quantistica e poi come si interfacciano queste antiche scuole di pensiero, no? Perché è un punto fondamentale. Nel frattempo vi ricordo ovviamente, se vedo poche persone collegate, ma comunque perché questi temi, diciamo, possiamo dire che le persone sono attratte soprattutto dai nani e dalle ballerine, e quindi, diciamo, queste tematiche, le persone che sono prevalentemente ignoranti, deculturate, decerebrate, diciamo che la maggior parte delle persone ha una cultura e una, come dire, conoscenza anche della filosofia e della spiritualità pari a nulla, no? Molte persone sono totalmente decerebrate, vivono per inconscio, come diceva il Dalai Lama, vivono senza rendersene conto di vivere e muoiono senza aver praticamente vissuto. E questo è un po' il concetto di fondo, quindi la maggior parte delle persone morirà senza neanche rendersi conto di aver vissuto fondamentalmente, senza aver fatto un passo fondamentale. Ma comunque, quindi la fisica quantistica invece è una teoria fondamentale della fisica che fondamentalmente studia, adesso non vado poi nei tecnicismi, comunque che studia il comportamento delle particelle subatomiche. Come ad esempio gli elettroni, i fotoni e le interazioni, no? I principi fondamentali sono il famoso esperimento della doppia fenditura, diciamo, la dualità onda-particella, no? Uno dei principi chiave della fisica quantistica è la dualità onda-particella, no? Secondo cui le particelle subatomiche possono comportarsi sia come particelle discrete che come onde, cioè ad esempio un elettrone, diciamo, può manifestare le proprietà di un'onda come l'interferenza, la diffrazione, ma può anche in alcuni punti essere localizzato come particella. Altro principio basilare è il principio di indeterminazione di Heisenberg, no? Secondo cui esiste un limite intrinseco alla precisione, no? Con cui si possono misurare contemporaneamente alcune coppie di grandezze fisiche. E quindi, alla fine, il principio di Heisenberg afferma che esiste un'indeterminazione sulla realtà, cioè, ringraziamo Patrizia, grande Patrizia, esiste, diciamo, un'indeterminazione sulla realtà e esiste di fatto una incapacità da parte delle persone o da parte delle situazioni di prevedere il futuro o il passato, perché il principio di indeterminazione ci dice che qualunque elemento e qualunque evento, diciamo, all'interno dello spazio-tempo è sempre comunque indeterminato.
più ci avviciniamo, diciamo, e quindi, ad esempio, mette, come dire, tutte le varie mantiche, previsione del futuro, sono completamente inutilizzate, cioè inutilizzabili, perché comunque a livello intrinseco nella materia esiste sempre una indeterminazione. Cioè, indeterminazione cosa vuol dire? Vuol dire che noi più ci avviciniamo alla conoscenza, alla consapevolezza di una grandezza, più ci sarà un'indeterminazione. Il tipico esempio è misurare lo spazio e la velocità di una grande, la traiettoria, no, di una grandezza, che è la sua velocità e la sua direzione, no? Il movimento, insomma. O conosciamo una o conosciamo l'altra, perché proprio esiste un'indeterminazione, no, tra lo spazio percorso e la velocità. Quindi, e questo si può estendere a tutte le grandezze. Questo significa la quantistica, ha detto che le varie grandezze sono quantizzate, cioè ad esempio anche il tempo è quantizzato. Esiste un momento, ad esempio, interessante, noi non possiamo sperimentarlo, in cui una persona potrebbe essere non viva e non morta. Anche se perché il tempo è come se fosse tutto, diciamo, non una linea continua, ma tutta una serie di puntini molto ravvicinati, perché tra un intervallo di tempo e l'altro ci sono circa 10 alla meno 33 secondi, e questi 10 alla meno 33 secondi, diciamo, questi 10 alla meno 33 secondi rappresentano fondamentalmente, come possiamo dire, quindi tra meno 10, tra un istante di tempo e un altro non esiste il tempo. Questo è un altro concetto molto molto interessante, come non esiste lo spazio. E qua già troviamo delle assonanze, diciamo, troviamo già delle assonanze poi con la Bhagavad Gita, che adesso andremo a vedere. Ma un altro principio interessante è il principio di sovrapposizione, no? La fisica quantistica afferma che una particella può essere in uno stato di sovrapposizione, cioè essere contemporaneamente in più stati distinti. Cioè un elettrone potrebbe trovarsi contemporaneamente in un punto A e in un punto B, proprio in seguito, diciamo, al principio di indeterminazione, che è un altro concetto molto interessante. Si chiama principio di sovrapposizione, che deriva tutto da un altro concetto, che è quello che dicevo prima, che è la quantizzazione. Altri principi, l'entanglement, di cui ho già parlato, non un fenomeno peculiare della fisica quantistica, l'entanglement, in cui due o più particelle, se sono correlate in qualche modo, ad esempio hanno condiviso l'orbitale di un atomo, poi restano sempre collegate, no? L'entanglement è stato dimostrato sperimentalmente e ha implicazioni importanti. Comunque, tutto quello che capita su una particella automaticamente si riflette sull'altra, senza che ci possa essere una comunicazione, cioè non c'è un passaggio di informazione, perché questa informazione diciamo dovrebbe muoversi alla velocità della luce. Invece quello che si nota proprio sperimentalmente è che c'è un cambio istantaneo, cioè come se, come possiamo dire, lo spazio-tempo che separa due particelle, che possono essere anche lontane galassie e galassie, in realtà è come se fossero unite, no? Quindi questo è un concetto veramente interessante, perché noi possiamo allontanare due particelle di quanto vogliamo. Sappiamo che nell'universo c'è tanto spazio all'interno dello spazio-tempo, eppure quello che succede su una istantaneamente viene riflesso sull'altra, no? Come se queste due particelle fossero in comunicazione, ma non può essere una forma di comunicazione standard, perché la comunicazione standard avviene attraverso un messaggio, no? Questo è stato dimostrato sperimentalmente, quindi, ma anche il principio di superposizione, un altro principio interessante della quantistica, che afferma che in un sistema quantistico
diciamo, un sistema quantistico può essere la combinazione di altri sistemi. Come dire, l'elettrone si può trovare potenzialmente dappertutto soltanto quando io andrò a misurarlo, ad esempio attraverso uno strumento, collasserà in uno stato particolare. Quindi è un po' il concetto delle infinite potenzialità. Ma è anche interessante il principio di evoluzione quantistica, no? Che viene definito da quella che viene chiamata equazione di Schrödinger. Poi altri principi, ad esempio il principio di simmetria, la fisica quantistica si basa fortemente sul concetto di simmetria. Ad esempio la conservazione della carica elettrica dipende dalla simmetria della carica, no? Le simmetrie fanno parte proprio del mondo della fisica, no? Cioè simmetria significa che ogni parte ha una sua controparte opposta, e questo è anche un qualcosa, un concetto molto interessante che troveremo poi in tutte le sacre scritture, no? Il fatto, già lo diceva, come dire, Ermete Trismegisto, no? Cioè come sopra così sotto, cioè la corrispondenza tra l'interno e l'esterno, o sulla dualità, il bene e il male, cioè noi, che ci piaccia o no, viviamo in un mondo duale, ogni particella ha la sua antiparticella, esiste il protone ma esiste anche l'antiprotone, esiste l'elettrone ma esiste anche l'antielettrone, cioè una particella completamente opposta, quella che viene chiamata antimateria fondamentalmente. E tra l'altro è una cosa interessante che il processo di annichilazione, no? Se io avvicino una particella di materia a una particella di antimateria, si annichiliscono, cioè diciamo annullano a vicenda, trasformandosi in energia e poi successivamente magari dando luogo ad altre particelle. Quindi questo concetto, diciamo, no, di bene e male, diverso e inverso, di buono e cattivo, insomma degli opposti elementi, fa parte la materia fondamentalmente. Una delle domande, no, che fanno molte persone che ignorano, no, diciamo che ignorano fondamentalmente i concetti di fisica quantistica, è cosa c'era prima del Big Bang, no? Ma non c'era un prima del Big Bang, perché il tempo è nato col Big Bang. Ecco, noi abbiamo un altro concetto che anche le tradizioni, diciamo, eliminano, il concetto di tempo, come se il tempo partisse da meno infinito e andasse a più infinito. Invece il tempo e lo spazio sono limitati. Il tempo inizia in un certo momento, quando si crea, esiste la creazione dello spazio-tempo, ma non c'era uno spazio-tempo precedente. È come dire, è come se dal nulla nascesse qualcosa. Prima del nulla non c'è nulla fondamentalmente, no? Noi non siamo in grado di comprendere il nulla per il semplice fatto che pensiamo a nulla come un'assenza di cosa all'interno dello spazio. Esatto, per quanto riguarda l'entanglement, quello che dice Patrizia è corretto, sembra che tutto sia simultaneo, no? Che tutto accada a tempo zero. E questo è un altro concetto molto interessante della fisica quantistica. Ecco, questi sono i principi base, diciamo. Adesso non voglio approfondire più di tanto, perché diciamo questi sono i principi fondamentali, anche il principio di decoerenza, no? È un processo in cui l'interazione del sistema quantistico con l'ambiente circostante porta alla perdita, diciamo, della coerenza quantistica, alla transizione verso uno stato classico, no? Questo ci dice che su scala macroscopica questi principi della fisica quantistica piano piano tendono a perdersi. È un po' come si passasse, e questo è un altro concetto molto interessante dei Veda, perché i Veda, ma anche Origene, dicevano che esisteva un mondo precedente in cui non vi erano corpi grossolani. Cioè il concetto è quello che
Questi argomenti, sì, certo, cercherò di approfondirli, anche se vedo che ci sono poche persone collegate, ma la maggior parte delle persone ignora, ignorante, deculturata, decerebrata, quindi non ha interesse a proseguire, però per le poche persone che sono interessate, poi anche per me stesso mi interessa, insomma, approfondire queste tematiche. Purtroppo il mondo, principalmente oggi, è un mondo decadente, un mondo dove le persone sono attratti dai nani e dalle ballerine, fondamentalmente, dal trash, no? Il trash, e le persone ignorano fondamentalmente. Però, saluto anche Federico, ciao Federico. Comunque, questo è un altro concetto interessante, no? Quello della quantistica, il principio di decoerenza, no? Che ci dice che fin tanto che rimaniamo su un piano sottile, e il mondo quantistico potrebbe essere un piano sottile, le cose funzionano in un certo modo. Quando si aggregano, diciamo, diverse particelle ed entriamo, diciamo, in una situazione di macro, una situazione di macro, di materiale, ad esempio l'entanglement probabilmente non funziona più, la simultaneità non funziona più, e gli effetti quantistici su scala macroscopica si perdono. Quindi nel mondo quotidiano, questo è quello che alcune sacre scritture riportano come, ad esempio, come possiamo dire, la cacciata dall'Eden, no? Quindi, da un punto di vista della fisica quantistica, il passaggio dal mondo subatomico, diciamo, al mondo superatomico, macrocosmico, significa un po' una cacciata dall'Eden, no? Certe proprietà, però i Veda, ad esempio, forniscono una chiave di lettura, che ad esempio è quella della meditazione. La meditazione o l'accesso, diciamo, a uno stato supercosciente. Ecco, diciamo che il concetto di superconscio, ad esempio, non è stato trattato molto dagli psicanalisti, fondamentalmente, no? Perché tutti gli psicanalisti, soprattutto Freud, ma anche Jung, da certi punti di vista, Jung molto meno, però Jung ha tirato fuori il concetto di inconscio collettivo, ma nessuno ha valutato, diciamo, quello che molte tradizioni spirituali hanno comunque proposto, ripeto, Freud molto di più di Jung, cioè la possibilità che esista un superconscio, cioè una sorta di, come possiamo dire, stato alla quale noi possiamo accedere attraverso la nostra mente e attraverso proprio il nostro pensiero riprodurre, diciamo, quelle che sono le prerogative, ad esempio, sviluppate dalla fisica quantistica, come ad esempio l'entanglement, come ad esempio l'annullamento dello spazio-tempo, il che ci porterebbe a entrare in contatto, a uscire fuori, da un certo punto di vista, dallo spazio-tempo stesso, e poter entrare in contatto con, ad esempio, entità del passato, entità del futuro, perché passato e futuro, appunto, o anche presente, in realtà hanno tutti la stessa consistenza. Quali sono, quindi, diciamo, per cercare di capire un attimino quali sono i collegamenti tra i Veda, quindi i Veda, ricordo, un corpus di testi sacri dell'induismo che sono stati composti in sanscrito 5.000 anni fa, che però sono la conoscenza spirituale, no, di tutta la filosofia indiana e di tutte le filosofie successive, e con la fisica quantistica, no, che studia la materia, l'energia a livello atomico e subatomico. Allora, il primo concetto di fondo è che la realtà è interconnessa. I Veda affermano che l'universo è un'unità e che tutte le cose all'interno dell'universo sono interconnesse. La fisica quantistica sostiene che la realtà è una rete di relazioni e che la separazione tra le cose, vedi appunto l'entanglement, è soltanto un'illusione. Quindi questo è un concetto molto molto importante, ma anche un'altra cosa che unisce queste due, come possiamo dire, scienze, perché anche i Veda, secondo me, sono una scienza molto molto diverse,
che la coscienza è la base dell'universo, cioè la fisica quantistica ha dimostrato che la coscienza o la volontà influiscono sul risultato di un esperimento, ad esempio sul risultato dell'esperimento della doppia fenditura, cioè è l'intenzione che ci mette lo sperimentatore che determina se un elettrone o una particella subatomica si viene misurata come onda elettromagnetica, dando luogo ai fenomeni di interferenza, bla bla bla, oppure si comporta come una particella materiale, come una sorta di biglia fondamentalmente. E questo è un altro concetto molto importante, no? La coscienza è fondamentale, sia per i Veda sia per la fisica quantistica. E questo è quello che ci dice Green Apple: la differenza tra spiritualità e materia è proprio lo spazio. Nel mondo materiale possiamo portare due cose diverse vicine. Nel mondo materiale possiamo portare due cose diverse vicine. Nel mondo spirituale questo non è possibile. Sì, esatto, esatto. Bene, e due cose lontane possono essere vicine se sono allineate. Certo, certo. È proprio quello che stai dicendo, Green Apple, è interessante, no? Perché nel mondo grossolano io posso unire, diciamo, che ne so, questa carta con questa penna, ma nel mondo spirituale magari questa carta e questa penna non hanno nessuna attinenza. Invece in un mondo spirituale, se questa carta e questa penna avessero un'attinenza, posso anche allontanarle, diciamo, posso anche allontanarle all'infinito e c'è una correlazione. Il pensiero crea la realtà, diciamo che, più che crea, non direi che crea proprio la realtà, diciamo che dagli esperimenti, diciamo, il pensiero determina quale realtà si sperimenta, perché le realtà in realtà esistono tutte, cioè se andiamo a vedere i principi della fisica quantistica e parliamo appunto ad esempio di sovrapposizione degli effetti, no? O di equazione di Schrödinger, cioè le realtà potenzialmente esistono tutte, l'intenzione, in questo caso la misura, nella fisica quantistica sarebbe la misura, diciamo, dello sperimentatore, determina appunto il tipo di risultato. Quindi l'osservatore, diciamo, non è, come dire, se lo sperimentatore e esperimento sono un'unica cosa, cioè non c'è una differenza tra sperimentatore ed esperimento, cioè lo sperimentatore quando interagisce a sperimentare qualcosa modifica quel qualcosa, e questo è un concetto interessante. Ma d'altra parte c'è anche un altro concetto molto interessante che non fa parte della quantistica, ma fa parte ad esempio della teoria della relatività generale di Einstein. Noi quando ci muoviamo non ce ne rendiamo conto, ma in realtà andiamo a deformare lo spazio-tempo. Noi, nel senso, tutti gli oggetti che hanno una certa materia, il Sole, ad esempio, perché la Terra gira intorno al Sole? No? Si dice la gravitazione di Newton, la gravitazione universale. Ma in realtà la Terra gira intorno al Sole per due motivi, anzi per un motivo, che è costretta la Terra nel mondo, nel macrocosmo, ad andare verso il suo futuro. Ad andare verso il suo futuro, e questo andamento verso il suo futuro determina quel tipo di movimento per una deformazione dello spazio-tempo. Questo è un concetto di interessante, cioè noi siamo costretti ad andare nel macrocosmo da quello che chiamiamo passato, diciamo così, a quello che chiamiamo futuro, che da un punto di vista della fisica è rappresentato poi fondamentalmente da una freccia del tempo entropica, no? Noi ci muoviamo verso un accrescimento di questa grandezza che si chiama entropia, quindi questo è un punto fondamentale. Simone dice: dalla prospettiva di un piano di esistenza materiale alieni per avere certe tecnologie, ma sì, probabilmente, adesso io non so gli alieni a cui si riferisce Simone, che alieni sono, perché il discorso degli alieni è un discorso molto controverso, ma sicuramente nel momento in cui riusciremmo noi, o qualcuno magari ci riesce,
a padroneggiare lo spazio-tempo, quindi a deformare lo spazio-tempo in qualche modo, perché noi in realtà lo deformiamo attraverso la nostra massa. Cioè, noi quando ci muoviamo, ad esempio, ci spostiamo, io sposto questo dito nello spazio, in realtà sto deformando lo spazio-tempo, ma il mio dito ci mette una forza esterna, no? Anche quando mi muovo, quando cammino, creiamo delle piccole deformazioni dello spazio-tempo. Un buco nero crea delle enormi deformazioni dello spazio-tempo perché ha una densità di massa molto più alta. Quindi noi l'unico modo che conosciamo oggi per deformare lo spazio-tempo è attraverso la massa, cioè la materia fondamentalmente. Però non è detto che non si riesca, no? Adesso sono state anche studiate le onde gravitazionali, no? Quindi sono state misurate le onde gravitazionali, perché è stato misurato l'esplosione, diciamo, la deformazione dello spazio-tempo causata dall'esplosione di una supernova non so quanti miliardi di anni fa, e oggi sono arrivate le prime, diciamo così, segnalazioni di modifiche della struttura dello spazio-tempo. Comunque, si potrebbe andare a parlare avanti all'infinito, no? Comunque, un punto fondamentale è che la coscienza influisce sul... quindi i nostri pensieri, le nostre intenzioni influiscono sulla realtà. E la realtà è soggettiva. Cioè i Veda affermano che la realtà è una questione di percezione, ma lo afferma anche il buddismo. E la fisica quantistica sostiene proprio questo, attraverso gli esperimenti. Quindi, ad esempio... alcune somiglianze tra i Veda e la fisica quantistica sono sul concetto di Brahman, che in sanscrito significa l'assoluto o la realtà ultima. I Veda affermano che questo Brahman è la fonte di tutta la creazione. La fisica quantistica, d'altra parte, sostiene che l'universo è un'unità. Quindi anche qua c'è un'interconnessione. Il concetto di Atman, di animo, di sé. I Veda affermano che l'Atman fa parte di ogni essere vivente, dell'essenza di ogni essere vivente, ed è identica al Brahman. La fisica quantistica ci fa capire che la coscienza è fondamentale, che è presente in tutte le cose. Il concetto di Maya, il concetto di illusione, la realtà che sperimentiamo è soltanto un'illusione. Quindi tutte queste cose sono di fatto delle somiglianze, ed è molto interessante questo dal mio punto di vista, perché se i fisici, diciamo così, si mettessero a studiare i testi antichi, non lo so, qualcuno che lo farà sicuramente c'è, soprattutto i fisici teorici, potrebbero secondo me trarre molti spunti, perché io credo che quello che hanno espresso questi antichi pensatori fondamentalmente, che non avevano gli strumenti matematici sicuramente, ma sono arrivati attraverso l'esercizio del pensiero a... diciamo a determinare dei concetti che secondo me potrebbero essere studiati proprio in un'ottica di fisica per capire la vera essenza della realtà, cioè dare una formula matematica a quello che i filosofi avevano pensato attraverso il pensiero. Bene, vedo che comunque le persone sono sempre poche, ma non importa, meglio pochi ma buoni. Mettete un like, condividete il video se vi piace.